veramente sono eccezionali. E vi ricordo che potete vedere tutti i soggetti nelle riprese con WW Animal News tutta settimana. Quindi prendete bene WW Animal News, potete vedere tutto questo a riprese. Allora vi ricordo che sono due giudici, perché in questo momento uno deve fare l'assistentato. Siamo al gruppo 1, gruppo razze da pastore, veramente bellissimi questi soggetti, guardate come sono numerosi, tutti presenti. Sono cani da guardia, vengono usati anche per lavoro ed è un particolare molto importante, come vedete ce ne sono di diverse taglie. Da una prima selezione vedo che siamo già 7-8 soggetti selezionati. Ecco, un caloroso applauso agli altri che lasciano il ring. Passate qua. Border Collie, eccolo qua. È un cane che ha l'eccellenza del collegamento con le persone. E non poteva mancare lo Shetland. È una razza di cani che arrivano dalle isole Shetland, sono piccoli. Oltre a questi esistono anche i pony Shetland, che sono piccolissimi. Dello stesso colore, vedete il pastore australiano. Questa vicino a me è una delle razze svizzere di recente riconosciuto, è il pastore bianco svizzero. Non poteva mancare l'incrocio tra un cane e un lupo, e il cane lupo cecoslovacco. Guardate i suoi allineamenti ed il colore che corrispondono alle sembianze di un lupo. Ecco una razza ungherese, è il Moody.
ed ecco a voi il pastore bergamasco. Si complimenta appunto con i vari proprietari o i vari presentatori. Istante sapremo chi saranno i vincitori, ma facciamogli un applauso perché sono tutti emozionati quelli che presentano. Tutti vorrebbero salire sul podio. Ringraziamo anche tutte le ditte che hanno sponsorizzato questa manifestazione, perché è una manifestazione importantissima. Solo per il Veneto, ma per l'Italia. Terzo posto per lo Shetland. Al secondo posto il cane lupo cecoslovacco. E vince questo finale una razza molto rara, ma è presente in Italia, è il Cattle Dog.